Il nostro pianeta si è formato circa 4 miliardi e mezzo d'anni fa e dopo meno di un miliardo di anni è apparsa la vita, all'inizio in forme estremamente semplici e poi via via in forme sempre più complesse. Potete immaginare i dinosauri che c'erano circa 200 milioni di anni fa. Ma un punto importante nella nostra evoluzione è stato 8 milioni di anni fa, quando le scimmie antropomorfe, quindi quelle scimmie che hanno le sembianze umanoidi, si sono separate evolutivamente dagli ominidi che poi hanno portato allo sviluppo dell'uomo. Il manuale è il libretto dell'istruzione attraverso il quale tutti gli organismi viventi, dai più piccolini ai virus all'uomo con i suoi 46 volumi, questo manuale dell'istruzione è scritto con un linguaggio molto semplice, un linguaggio formato da solo 4 lettere, quindi pensate all'alfabeto Morse, una cosa simile, che è condiviso quindi tra tutti gli organismi viventi, e definisce le informazioni, quindi definisce l'istruzione di quello che siamo e di come siamo. Noi chiamiamo, come da genetisti, chiamiamo queste istruzioni geni. Queste istruzioni sono chiaramente cambiate nel corso dell'evoluzione, perché siamo passati da organismi molto semplici come virus a organismi complessi come l'uomo, e questi cambiamenti però a volte possono essere anche limitati a una sola lettera. Una sola lettera, come vedete, può per esempio già farci cambiare il colore dei capelli. Ma una sola lettera può avere anche delle conseguenze molto negative per la nostra salute, perché può essere responsabile della predisposizione a numerose malattie. Alle mie spalle ne vedete alcune, ma noi oggi contiamo almeno 5.000 malattie a base genetica, dove una sola lettera è sufficiente a determinare la predisposizione alla malattia, ma queste probabilmente sono molto di più, saranno circa 10.000. Ora, queste variazioni però sono state fondamentali nella nostra evoluzione, perché hanno permesso di passare appunto da un organismo molto semplice a un organismo molto complesso. Quindi questi sono esperimenti che Madre Natura ha sempre fatto e che hanno portato molte volte a degli errori, che poi sono pian pianino stati eliminati nel processo evolutivo. Altre volte invece hanno portato ad evolvere quello che noi siamo diventati, Homo sapiens sapiens. Nel caso dell'uomo, per esempio, i primi, diciamo, esperimenti di Madre Natura sull'uomo vero e proprio sono stati fatti a partire da 2,5 milioni di anni fa con l'Homo habilis, che aveva un volume della scatola cranica di 0,6 litri. Noi abbiamo una scatola cranica che è di 1,4 litri, quindi guardate come col passare del tempo questa scatola cranica si è allargata per permetterci di essere sempre più capaci di gestire quello che siamo. Habilis aveva solo la capacità di riuscire a costruire qualche arnese estremamente semplice. È solo col passare del progetto evolutivo verso l'Homo sapiens che invece siamo riusciti a sviluppare anche una coscienza di quello che noi siamo e siamo riusciti a diventare quello che siamo oggi. Ora, il viaggio del sapiens è un viaggio molto interessante, perché l'Homo, la culla di sviluppo evolutivo dell'Homo, è in Africa. Da lì ci sono state diverse uscite verso il resto del mondo. Sapiens, che è quello che poi ha colonizzato il pianeta, anche se per un certo periodo di tempo ha condiviso, almeno in Europa, il suo percorso insieme a Neanderthal, che è scomparso 30.000 anni fa. Sapiens è uscito dall'Africa almeno 3 volte, 100.000 anni fa, poi 80.000 anni fa ha raggiunto l'Asia, ma il momento in cui è uscito in modo prepotente e è riuscito a camminare e raggiungere tutte le zone del pianeta è stato circa 60.000 anni fa. Ma se guardate il periodo in cui, per esempio, noi abbiamo raggiunto il continente americano, vedete che questo è un periodo di tempo estremamente ridotto nei confronti della vita di questo nostro pianeta. È un battito d'ali di una farfalla. Sono pochi istanti in una vita che è lunghissima, 4 miliardi e mezzo. Allora, in questo viaggio noi abbiamo imparato ad evolvere, abbiamo imparato anche che esiste una grande competizione a livello di altre specie per condividere le risorse di questo pianeta, e così come tutti gli altri organismi siamo stati limitati come numerosità, soprattutto dal ridotto approvvigionamento alimentare. Fino a quando l'uomo è stato nomade si è dovuto nutrire di quello che Madre Natura aveva prodotto. È stato soltanto quando ha cominciato a domesticare le specie, quindi circa 5-10.000 anni fa, che la disponibilità di cibo aumentata ha permesso al sapiens di riuscire a crescere come numerosità, e questo l'ha fatto in modo progressivo fino a circa il 1300-1350, quando vedete il picco in caduta, che è dovuto alla peste bubonica, che ha sterminato tra i 20 e i 25 milioni di persone in Europa, che equivalgono a 1/3 della popolazione europea, equivalgono alla metà della popolazione italiana dell'epoca. Quindi in quel momento
in Europa c'era la popolazione che oggi troviamo più o meno nel nostro paese. E poi vedete questo picco drammatico, da un certo punto di vista, visto almeno con gli occhi di madre natura, spaventoso, di crescita della popolazione. Eravamo 1 miliardo nel 1800, eravamo 2 miliardi nel 1930 e da quel momento in poi aumentiamo di 1 miliardo ogni 10-15 anni e non c'è termine, non c'è fine a questa crescita, almeno per i prossimi 30 o 40 anni, per cui continueremo a crescere ed invadere questo pianeta. Questo perché? Perché da un lato abbiamo nell'ultimo secolo soprattutto cambiato il modo di alimentarci, abbiamo nuove varietà a disposizione. Vedete alla mia estrema destra una spiga di teosinte, che è il progenitore del mais, quindi immaginate di dovervi nutrire con i chicchi che stanno in quella spiga che è a piena maturità e confrontatela invece con una spiga di mais che è appena più a sinistra, mia sinistra, che invece ha una dimensione spaventosa. Spaventosa almeno vista con gli occhi di madre natura, che mai si sarebbe sognata di fare una cosa così. Ma l'uomo in questo caso è intervenuto e ha costruito qualcosa che va contro le leggi della natura, ma che va a favore di quelle che sono le leggi dell'uomo. E poi l'altra ragione per cui siamo cresciuti così tanto è lo sviluppo della medicina e naturalmente della farmacologia, quindi la capacità di adattare l'ambiente e di superare quelli che sono i nostri limiti genetici, intervenendo con la chimica e con l'impiego di altre sostanze. Questo fa sì che oggi noi sì viviamo più a lungo, ma di fatto siamo meno sani. Siamo meno sani perché viene a mancare quella che noi genetisti chiamiamo selezione purificatrice, che fa sì che persone, individui, che hanno determinate malattie genetiche, che hanno determinate predisposizioni ad alcune suscettibilità varie, per esempio peste bubbonica, muoiano e quindi in questo modo madre natura impedisce che questi geni, queste istruzioni che non sono positive almeno per lo sviluppo della specie, non vengano più trasferiti. Invece nel caso della peste bubbonica, per esempio, cosa è successo? Che tutte le persone resistenti, quelle che sono sopravvissute, si sono moltiplicate, hanno generato dei figli e i figli erano automaticamente resistenti, per cui portavano nel loro patrimonio genetico queste caratteristiche positive. Coloro che erano suscettibili alla malattia, invece, sono morti, non hanno più procreato, per cui c'è stata quella che appunto madre natura definisce una selezione purificatrice. Ora immaginate che cosa succederebbe in questo momento se noi applicassimo una cosa come questa oggi. Ebola è un esempio molto, secondo me, molto bello da fare. Secondo madre natura noi oggi dovremmo essere praticamente sterminati da Ebola. Oggi sappiamo, nelle ultime 2 settimane abbiamo scoperto che anche la resistenza a Ebola ha una base genetica. Adesso stiamo lavorando alla velocità della luce, quindi in piena sintonia con quello che è l'argomento della giornata. E poco più di 10 giorni fa è stato scoperto su alcuni modelli di topi che è possibile avere dei topi ipersensibili a Ebola, ma è anche possibile avere dei topi resistenti, completamente resistenti al virus. Per cui c'è una base genetica che ci permette di resistere, per cui sicuramente se non ci curassimo una parte della popolazione mondiale sarebbe destinata a scomparire perché è infettata da questo virus, ma una parte resisterebbe. Quindi secondo madre natura noi oggi dovremmo arrivare a procreare solo e soltanto se fossimo resistenti a questo virus, che invece noi sconfiggiamo con l'impiego dei vaccini che abbiamo messo a punto alla velocità, anche in questo caso a una velocità spaventosamente elevata, che ha permesso appunto già di salvare le prime vite umane oggi. Ora, visto che noi conosciamo quali sono ormai le basi genetiche di numerose malattie, possiamo anche cercare, grazie allo sviluppo tecnologico che c'è stato negli ultimi anni, di leggere i nostri genomi e vedere direttamente che cosa ci sta scritto per cercare di prevenire quelle che sono le eventuali predisposizioni che noi portiamo. Io sono un genetista, quindi quando ho avuto la possibilità di cominciare a decodificare, a sequenziare i genomi umani, il primo genoma che ho voluto sequenziare è stato il mio, non per vanità ma perché volevo cercare da genetista per primo di capire la difficoltà che un essere umano ha nel leggere scritto magari nel proprio genoma di avere una predisposizione per una malattia grave. E devo dire che questo è stato un percorso molto lungo, io comincio a parlare di questa mia esperienza solo quest'anno, nonostante il mio genoma mi sia disponibile ormai da 3 anni. E mi sono sequenziato, mi sono interpretato, quello che vedete è una rappresentazione dei miei cromosomi con dei pallini arancioni che corrispondono a delle posizioni che portano delle predisposizioni, diciamo, in qualche maniera interessanti. Io ve ne mostrerò un paio.
La prima che vi mostro è questa, una predisposizione alla sindrome del cutilungo, ovvero della morte improvvisa. Io ho un difetto genetico in un canale del potassio che serve per ripolarizzare il cuore. Immaginate il battito cardiaco, abbiamo una scarica elettrica che porta a una depolarizzazione delle cellule del miocardio che poi si devono ricaricare. L'esempio più bello da fare forse è quello di un flash di una volta. Molti di voi sono così giovani da non ricordare, ma le persone della mia età ricordano i flash quando avevano la lucina rossa e questa lucina rossa doveva accendersi prima di poter scattare la fotografia perché avremmo avuto il lampo di luce, ma poi dovevamo aspettare un certo periodo di tempo che le batterie ricaricassero questo flash. E se noi cercavamo di scattare la foto prima che la batteria fosse stata completamente ricaricata, il flash andava vuoto. Il mio cuore fa lo stesso, quando parte il comando, se il cuore è stato ricaricato a sufficienza, il battito avviene, se il cuore non è ancora stato ricaricato, il battito non avviene, il sistema va in cortocircuito, la persona collassa, morte improvvisa, a meno che non sia disponibile nelle vicinanze un defibrillatore. Casi come questi accadono per fortuna raramente, ma ogni tanto sentiamo parlare di calciatori o sportivi che improvvisamente collassano, appunto per questa sindrome che è legata a una singola base che è cambiata, come potete vedere lì. Allora, io ho chiesto, quando la genetica mi ha detto di avere questa predisposizione, io ho chiesto alla clinica di confermare che davvero il dato genetico potesse essere confermato, anche solo da un elettrocardiogramma. Io partivo dalla lettura di un'istruzione genetica, che per me era difettosa, e che implicava una determinata caratteristica negativa per il mio cuore. Ho chiesto di fare l'elettrocardiogramma, e quello che vedete è il valore del mio QT. Il cardiologo che mi ha sottoposto all'esame mi ha detto che i maschi hanno un QT generalmente di 440, le femmine di 460. Questo QT, che è questo ritardo nella riaccensione del flash, viene considerato comunque accettabile fino a 480. Sopra i 480 la persona è a rischio di morte improvvisa. Io sono a 504, per cui secondo questo medico io dovrei girare col defibrillatore di fianco a me. Dovrei prendere beta bloccanti per tenere il battito regolare. Io non lo faccio, ma non perché sia folle, semplicemente perché, guardando la casistica nella mia famiglia, i miei genitori, quando hanno saputo di questa cosa, è stata una bellissima discussione fatta con loro, perché ho detto, questa mutazione o variante io l'ho presa da uno di voi. Avendola presa da uno di voi porta la mia stessa variante. I miei genitori hanno più di 70 anni, hanno fatto a gara per risultare positivi, ho analizzato entrambi, non vi dico chi dei due, ma uno dei miei due genitori è positivo e felicissimo, perché dice sarebbe una morte bellissima. Io continuo a dire, è più facile morire probabilmente investito da un'automobile che morire di morte improvvisa, però questa mutazione ce l'ho e me le tengo. Poi un'altra mutazione che ho, secondo me, è estremamente interessante, è una predisposizione genetica al malumore, e per alcuni autori è anche una predisposizione all'insoddisfazione matrimoniale, per cui mia moglie purtroppo è sfortunata, ha un difetto su un trasportatore della serotonina. La serotonina viene emessa da un neurone, viene percepita nello spazio sinaptico e poi però deve essere riportata nel neurone. Funziona a impulsi. Quando il livello di serotonina è normale, il nostro umore è normale. Se il livello di serotonina è più basso del normale, noi andiamo in depressione fino al punto di arrivare ad avere istinti suicidi. I farmaci, la maggior parte dei farmaci antidepressivi funzionano bloccando quei trasportatori che riportano la serotonina dentro, per cui tengono elevato il livello di serotonina nello spazio sinaptico. Ecco, io ho un problema, questi miei trasportatori funzionano malissimo, per cui non risponderei a un farmaco antidepressivo basato appunto sull'inibizione di questi. E cos'è successo? Col passare del tempo, avendo dei livelli di serotonina nello spazio sinaptico più alti del normale, io ho desensibilizzato il mio sistema. Oggi, per avere un umore normale, devo riuscire ad avere una scarica di serotonina superiore al normale. Questo lo posso fare in due modi. Nicotina, che estrae una extra dose di serotonina, e io devo dire, purtroppo, sono anni che cerco di smettere di fumare e faccio veramente fatica. La seconda cosa è anfetamine. A questo punto mia moglie si trova nelle condizioni di avere o il marito depresso oppure il marito drogato. Non so che cosa possa scegliere, immagino sia contenta con nessuna delle due soluzioni. Ora,
Conoscendo però queste cose, conoscendo quali sono le basi genetiche delle nostre malattie, noi possiamo anche pensare non solo a noi stessi, ma anche ai nostri figli. Vi dicevo di questa selezione purificatrice che fa sì che, morendo per individui che portano predisposizioni genetiche gravi, queste predisposizioni genetiche, quindi queste istruzioni negative, non vengono trasferite alla progenie perché la persona non è in grado di avere figli, muore prima. Ora, Gattaca è un film di fantascienza bellissimo del 97, quindi poco meno di 20 anni, giusto? Che racconta la storia di una società in cui gli individui sono geneticamente perfetti perché gli embrioni vengono selezionati e quindi questa selezione purificatrice che Madre Natura faceva portando alla morte degli individui prima di arrivare alla procreazione, in questo caso viene fatta in modo artificiale sulla base di parametri che sono quelli che sono definiti dall'uomo. Oggi questa non è più fantascienza, lo facciamo, in questo momento lo facciamo per quelle che sono malattie terribilmente gravi, tipo la fibrosi cistica, quindi è possibile oggi anche per dei genitori che portano il difetto genetico di una malattia come questa, riuscire a dar vita a dei figli normali mediante la selezione genetica di quelli che sono gli embrioni. Il problema che io vedo però è che qual è il nostro limite? Noi oggi siamo in grado di operare delle scelte che non sono più le scelte di Madre Natura, sono le scelte dell'uomo che ci porteranno ad evolvere verso una direzione che ancora francamente non conosciamo. Fino ad oggi probabilmente abbiamo fatto sempre le scelte giuste e speriamo di continuare a farle ancora. Grazie.